Ciao ragazzi, io sono Falconero, oggi sono qua con un nuovo episodio di Football Manager 2018 in cui andremo a giocarci la Supercoppa Europea col Chelsea. Oggi sarà una giornata abbastanza pesante, temo. E mi auguro che la squadra riesca a affrontare al meglio questo primo appuntamento annuale che insomma non è dei migliori, diamo per scontato che possa finire malissimo, però ci vogliamo credere. Allora, primissima cosa, prima di partire, ci manca un centrocampista centrale, l'abbiamo detto in più occasioni, anche sabato, insomma è un tema da affrontare e finalmente vi volevo far vedere quelli che avrei puntato. Allora, io, vabbè, a parte di là di Pepe che abbiamo visto che chiede uno sproposito, mi interessava particolarmente Stark. Non Iron Man, chiaramente, perché è un difensore centrale che può fare anche il centrocampista, l'incontrista, può fare quello che vogliamo, per cui potrebbe essere interessante, molto veloce, gioco di squadra molto alto, aggressività buona, marcatura buona, ha 23 anni, insomma è un giocatore che costo stimato 29 milioni, costerebbe, però chissà, magari riusciamo a fare qualcosa. Per il resto, un altro buono è Rogue, me l'avete segnalato in tanti, a me piace tanto, un casino anche nella realtà, per cui potrebbe essere interessante. E poi c'è lui, che per adesso non è considerato granché, Dawidowicz, penso lo possiamo chiamare così, un discreto polacco di 23 anni, potrebbe essere interessante. Comunque ce ne sono poi una marea che sono sotto osservazione ancora, per cui sono in attesa che ci facciano sapere. Detto ciò, andrei a giocare la partita con il Chelsea, ben consapevoli del fatto che sarà drammatica. Allora, io la confermerei così. Scusate, botta di tosse terribile. La confermerei così e tenendo presente che, insomma, Parolo potrebbe subentrare, Martinez non è arrivato per il momento, vabbè. Però, insomma, diciamo che potremmo anche provarla così. Ma tanto, scusate, ma Lautaro Martinez quando è che arriva? Non è che ce l'ho già, ma è arrivato in squadra B? No. La mia drammatica speranza... No, c'è Di Gennaro e Marusic, vabbè, due giocatori che lasciano veramente il tempo che trovano. Vabbè, allora, e a questo punto andiamo. Andiamo col Chelsea. Giornata... Allora, abbiamo detto alla fine fluida e contropiede. Con Lukaku, Bastos, De Ligt, Havertz... Lei va Milinkovic, Luis Alberto, Kluivert e Luis davanti, Immobile, che è un po' quello che c'è di solito. Pellegrini pronto a subentrare. Lulic e Milinkovic non sono in forma partita. Fermi un attimo, fermi. Allora, abbiamo fatto qualcosa di abbastanza delicato. Allora, possiamo avere 7 sostituti, perché vorrei far come al solito. Alessandro Rossi fuori. L'Englè va bene. Allora, a noi ci interessa adesso portarci in panca, perché mi sta segnalando tutti la squadra, la prima squadra. Ecco. Voglio portarmi Neto, Pellegri e vorrei Minala al posto di Wallace, ecco. Il caro Minala, che ha fatto un ottimo precampionato. Per il resto diciamo che va bene così. Io Pedrito me lo tengo per il secondo tempo, Milinkovic è fuori forma ma sempre meglio di Parolo, per cui per adesso io me la rischio. Va bene così, numeri automatici, tanto voglio dire. Baccalli il 7, Travesti il 20, Kluivert il 10 addirittura, Pellegrini il 32 come Vieri, va bene. Io ho paurissima, lo confesso. Sono veramente e fortemente preoccupato di come potrebbe finire. Ma quali tifosi? Appassionato? Vabbè sì, proviamo a dargli retta, vinciamo il trofeo per i tifosi. Non è che sia fregato un granché a nessuno, onestamente, ma va bene uguale. Allora, signori, è il momento di dimostrare se siamo una squadra o no.
e quest'anno soprattutto dove possiamo arrivare. Allora, incoraggia, un po' di carica, poi andiamo con calma, relax. Lulic si è infortunato, ha preso una botta. Bravo, Aia, aia. Straco. Allora, distorsione al ginocchio per Lulic, bene. Brutta botta, bravo Sergio. No! Io sto tremando, veramente, a pensare a questa partita. Cavolo, questi hanno morale. Guarda che apertura, tiè. Mamma mia, Straco. Stiamo leggermente subendo. 5 tiri a 0. Non è che sia proprio incoraggiantissimo. Dunque, noi siamo in inferiorità al centrocampo. Non abbiamo tirato abbastanza in porta. Fermi tutti. Allora, un attimo. Fatemi vedere. Situazione di squadra. Dunque, io direi a questo punto di abbassare un po' la linea. Un pochino. Passaggi diretti. Così magari riusciamo a superare. Pressing alto, va bene. Il resto ci va bene così. Poi, Lulic sta in calo, crollo verticale. Mettiamo Neto perché non voglio rischiare che ci possano essere problemi. Kluivert, va bene, ok. Non possiamo rischiare drammi. Non possiamo rischiare drammi in una partita come questa. Voglio gente che sia in forma smagliante. Luis. Ma porca. Oh. Oh. No. Siamo sbilanciatissimi. Due difensori. Fallo tattico, niente. Mamma mia. Vabbè. Io. Meno male il contropiede. Meno male il contropiede. Allora, cambia tutto il piano tattico. Cambia tutto il piano tattico. Standard. Non è finita finché non è finita. Su. Non è finita finché non è finita. Sì, vabbè, ma sbragatelo però, Hazard. Perché mo. Capisco tutto, ma si sta leggermente accollando. Ragazzi, incoraggia, su. Andiamola a riprendere sta partita, che si può fa. Cioè, non si può avere una prestazione in questo modo. Allora, spogliatoio. Ragazzi, aggressivo. Mostratemi qualcosa di diverso. Demotivato Milinkovic. No, vabbè. Ah, Sergio. Ti prego. Discorso individuale, energico. Hai avuto sfortuna, dai. Ok. L'abbiamo ripreso. L'abbiamo ripreso Milinkovic, no, perché crollo psicologico di Milinkovic a fine primo tempo, no. Andate a domanda di più. Domanda di più. Mi fate domanda di più, grazie. Non abbiamo fatto un tiro in porta, terribile. Ragazzi, su. Ma quanto si sente la mancanza di Filippetto, comunque. Quanto si sente la mancanza di Filippetto. Mamma mia. Allora, 16 tiri a 2. Bella, stiamo giocando bene la partita. Allora, Milinkovic fuori. Mettiamo dentro Pellegri. Andiamo ad attaccare a 2. 4-2-4 di prepotenza. Fulcro di supporto. E mettiamo dentro Parolo al posto di Luis Alberto. Così ci giochiamo un centrocampo a 2. Con Parolo che fa il centrocampista di quantità. Leiva che fa l'incontrista di difesa. E basta. Sono finiti i cambi. E va bene così. Dai che si può riprendere ancora. Non si segnano adesso. Ecco, meno male. Incoraggia, incoraggia. Forza. Giustino. Mamma mia, Giustino mio. Mamma mia, Giustino mio. Mamma mia, Giustino. Gli fregamo, va. Non. Fanno quello che vogliono. Fanno quello che vogliono. Guarda che roba. Prendono a pallonate. Ci stanno a prendere a pallonate. Un bel contropiede 1-1. Dai, che ci credo.
Boh. Riusciamo a fare azione pulita da gol? Una, su! Vai in fondo, Pedrito! Fino in fondo, fino in fondo! No! No! Pellegri vicino al gol! Ma non ci posso credere, era buonissimo! Ci siamo però, eh! Con sto cambio di schema la squadra gira! Dai, dai! Dai, dai, che si può fare! Willian infortunato, chi se ne frega! Andate avanti! Non posso parlare con i miei, vabbè! Parolo! Bravissimo! Perché buttiamo i palloni? Perché? Veramente, ragazzi. Posso parlare con i miei? Andate avanti, su! Famo sto miracolo! Giustino, c'hai la 10, Giustino! C'hai la 10, Giustino! Mortacci tua, mortacci! Ho venduto Felipe Anderson per pia questo. Mentalità offensiva. Tutto per tutto, dai, gli ultimi minuti. Andiamola a salvare sta partita, forza. Grinta, grinta. Posso parlare con i miei in un momento chiave della partita? Non posso. Mostrate un po' di grinta, su. Dai, ragazzi, porca miseria, su. 6 minuti di recupero. Non ci fanno vedere niente. Vabbè, ma che schifo. Che partita allucinante, comunque. Tutto per tutto, che cosa. Oh, 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 oh. Va, va. Vabbè. Era prevedibile, su. Era tristemente prevedibile. Che la squadra non avrebbe retto. Troppo forte il Chelsea. Troppo forte, troppo forte. Ci hanno provato però. Ci hanno provato. Appassionato. No. Dunque, eravamo sfavoriti. Avete dato il meglio. Bravi, avete fatto il possibile. Su. Non si può fare di più. Obiettivamente, non abbiamo una squadra ancora così matura da poter affrontare la vincitrice della Champions e vincerla. Ci vuole un po'. Arriveremo anche a quel punto un giorno, chissà. Tanto 3 milioni l'abbiamo portati via. Allora, adesso, il 14 agosto, dovremmo smaltire un po' la botta della Supercoppa, ma confido che ci si possa riuscire. Il post partita. Basso ha giocato bene, sì, devo dire. Lukaku ha giocato male. Dunque. Dobbiamo registrare la rosa della Salle della Lazio per la stagione in corso. Ma selezione automatica. Lenglet, chi rimane fuori? Nessuno. Perché Kluivert rimane fuori, ragazzi? Siete pazzi completamente? Completamente pazzi? Tutti quanti? Perché non posso. Questa è automatica. Leverei Marusic da questa cosa. Gomis Stracoscia va bene. Di Gennaro via. Minala dentro. Ok, Morrison via, che non ci interessa. Pedro Neto, Justin Kluivert, Pellegri. No, Pellegri insieme a mette. Perché insieme a mette? Per adesso potremmo togliere tipo Sagna e mettere Travest. Ma perché non posso? Perché
mi dà la cosa rossa? Vabbè, Pellegri va bene. Conferma selezione. Si può? No, deve avere almeno 4 giocatori cresciuti nel vivaio. Oh, ragazzi. Allora facciamo così. Posso avere così? Tanto potranno giocare lo stesso, no? No. Vabbè, facciamo quella automatica, poi ci penseremo, eh? Tanto quella Champions, poi ci pensiamo con più attenzione. Allora, giocato l'ultimo anno di contratto. Basta. Krishna. Per adesso giusto basta, mi interessa. Prima squadra, giocatore in crollo verticale, il buon Dusan. Bah, vediamo, eh. Poi ci si pensa. Allora, premi vittoria. Serie A, alto. Coppe nazionali, medio. Coppa continentale, alto. Così, se siete belli stimolati, almeno. A parte che tanta la Champions League, ma quando mai? Con sta squadra ancora hai voglia a faticare per arrivare a quei livelli. L'Europa League era un conto, era ampiamente alla portata, la Champions decisamente no. Per cui possiamo anche fare grandi promesse che tanto non si pagherà una lira. Dunque, il precampio numeri di maglia automatici. Io direi che la 10, Giustino, se la deve un attimino sudare. La 10, la darei al mio pupillo. E Giustino si può prendere tranquillamente la 25, che un tempo fu di grandi giocatori con la maglia della Lazio. Per il resto va bene così. Di Gennaro con l'11 anche no, la teniamo libera. Lenglet gli piacerebbe il 5. Il 5 è di Lukaku. Vabbè, tanto Lukaku non gliene può fregare di meno. Baccalli vorrebbe la 11, che è di nessuno. Va bene. Dunque, Pellegrini a 32. Va bene. Vedo tutti contenti. Gli abbiamo dato le maglie. Il Napoli non è interessato a darci Rog e noi glielo proviamo a chiedere lo stesso. Ci mettiamo offerte aggiuntive, gli potremmo dare, giocatori da scambiare, Marusic, Di Gennaro, Perea e Morrison, dai che vi piacciono. Con un prezzo attuale di 1 milione e mettiamo rate annuali, 3 rate. Posso avere 3 rate, grazie. 3 rate da un totale 15 milioni, quindi sono 15 più 1 più 4 giocatori. Propongo. Inaccettabile, io ve lo offro lo stesso. Dovrete rispondere, almeno il fax, lo dovete pagare. Dunque, Cataldi vuole discutere di questioni interne. Poco fa ho parlato con Cataldi, il giocatore è preoccupato del fatto che il potenziale acquisto di Marco Rogg lascia intendere che la società lo vuole rimpiazzare. Ma io in realtà non lo sto prendendo per farlo giocare nella tua posizione. Posso assicurarti che giocherete entrambi regolarmente dallo stesso lato. Tanto non arriva Rog, per cui lo posso anche illudere. Sono molto felice del modo in cui hai gestito la vicenda. Mi fa piacere che mi apprezzi così tanto. Va bene, caro il mio Danielino Cataldi, che chissà che quest'anno non sia proprio lui il giocatore che ci fa fare il salto di qualità. Sarebbe molto bello. Spizzichino ha firmato per passare alla Cittadella. Ciao Spizzichino. Ci vediamo l'anno prossimo quando torni dal prestito. Dunque, vabbè, qua non ce ne frega niente. Andiamo avanti. Ci fate giocare la partita col Bruges. Dunque, Sagna si è infortunato. Vabbè, che c'ha 35 anni. Dunque, Napoli ha rifiutato l'offerta per Rog. Non c'è verso, per cui potremmo salire a 20 milioni in 3 rate, proponi. Inaccettabile. Oh. Posso offrire 2 milioni subito e il resto dopo. Ma oh, mio caro Martinez, venga, venga. Venga, venga Martinez, ti proviamo subito col Bruges. Caro il mio Lautaro. Caro il mio Lautaro, comunque se Giustino non decolla quest'anno la vedo brutta, eh. Se Giustino non decolla la vedo brutta. Ci vuole un salto di qualità là davanti.
Oh, mandala a un corso di lingua intensivo. Chiedi a Paolo di dargli il benvenuto. Bene. In quanto vice capitano, vorrei che accogliessi Lautaro Martinez in squadra e lo aiutassi a integrarsi col resto della rosa. Sono felice di aiutare in tutti i modi che posso. Benissimo. Allora, quote per la Serie A. La nostra squadra è a 51. Ah no, scusate. Ti danno a 8. Vabbè, la Juve sta a 3,5, il Milan a 4,5, Inter a 5, Roma a 6, Napoli a 7 e noi a 8. Vabbè, ci proveremo a fare il colpaccio. Lulic, Sagna, Baccali non è in forma partita. Sarebbe il caso di farlo giocare allora in questa amichevole. Dunque. Lulic è infortunato. Andiamo su scelta veloce, così si fa una cosa abbastanza rapida. Allora, io vorrei provare oggi. Vorrei provare. Gomis. Voglio vedere Gomis. Poi vorrei Bruno Giordao al posto di Milinkovic. Almeno lo facciamo riposare un po'. Poi vorrei provare. Minala lo insisto al posto di Leiva. E Pellegri al posto. Ah no, Martinez, tutta la vita. Proviamolo subito il buon Lautaro. Voglio vedere come va. Voglio vedere come va. Kluivert a fare l'ala sinistra. Baccali però non era in grande condizione, mi pare. Vabbè, deve tornare in condizione. Per il resto andiamo in modalità standard, sempre fluida. E con Martinez potremmo anche provare cross tesi, passaggi diretti che ci avevano fatto fare una cosa un po' più convincente anche col Chelsea. Jordão, regista, Parolo, mezzala, no, centrocampista di quantità. Minala, incontrista di difesa. Ok. Siamo un po' spezzati in due tronconi in squadra. Però vediamo. Insomma, col Bruges è una buona partita. Energico. Mi aspetto una vittoria. Perché siete pienamente in grado di ottenerla. Vediamo Lautaro come se la cava, su. Sono veramente curioso di vedere il buon Lautaro. Aia. Era bello il cross. A contrao. Bello a metà. A metà. Dai. Siamo in pieno controllo. Forza. Nonostante la Lazio B praticamente oggi. Baccali. Crossa in mezzo. Lautaro traversa. Inizia bene l'annata dell'Autaro alla Lazio. Sono contento. Incoraggia, dai regà, forza. 3 tiri a 0, possesso palla al 55, è buona. Per adesso è buona, incoraggiamo, dai regà, forza, forza. Angolo va a Lazio, forza. Wallace, niente. Parolo, tiragli una botta, niente, palo. Si prospetta un gran bell'anno. Tra pali e traverse, se il buongiorno si vede al mattino. Vabbè, altro angolo. Wallace ancora, niente, non riesce a piava porta Wallace. Comunque l'inglese sembra cavarsela lì dietro, eh. Per adesso Lautaro. Su, bravo Baccali, colpo di biliardo. Kluivert, stavo già per sclerare col fatto che non aveva tirato in porta. Invece il buon Giustino ha fatto quello che doveva fare. Allora, la partita è straordinariamente buona. Dovevamo stare 4-0, per cui va bene così. 14 tiri a 2. Sembra di vedere Chelsea-Lazio di prima. Allora, energico. Continuate così. Forza. Finisce il discorso. I nostri giocano perlomeno per altri 15 minuti. Vorrei fargli fare pieni. Poi iniziamo con i cambi feroci, eh. Dai. Incoraggia. Incoraggia. Al 60esimo andiamo di cambi potenti. Ok, iniziamo a cambiare. Pedro Neto. Pedrito. Pellè. No, Martinez si voglio far fa tutta la partita. Bastos al posto di Wallace. Luis Alberto lo voglio provare come regista arretrato. Di supporto per una volta. Milinkovic sta bene, ma
Ma sapete che vi dico? Che voglio provare Terraris come centrale. Difensore di difesa. Ok. Per adesso questi, dai. Voglio vedere in ruoli un po' inusuali come se la cavano. Perché Luis Alberto come regista difensivo potrebbe anche non essere malaccio. Vediamo. Poi magari piamo tre gol adesso, senza Minala a far da schermo. Bravo Giustino! Bravo Giustino! Lautaro! Lautaro, mamma mia Lautaro, al debutto, ecco, mo te posso far uscire. Bravo Lautaro. Bravo Lautaro. Ci sei piaciuto Lautaro. Loda. Lodiamo Lautaro. Bene così. Bene così. Diciamo gliela fa tutta Lautaro. Bravo Giustino. Sempre per Martinez. Pedro, ma che bella apertura! Ma che bella apertura! Pedrito! Oh, Pedrito comunque è una bomba a sto gioco. C'è poco da fa. Pedrito gioca che è un piacere. Kluivert oggi assist man straordinario. Vabbè, facciamo entrare Pellegrini sugli ultimi minuti. A fare il fulcro del gioco di supporto. Lucas Leiva al posto di Parolo. Milinkovic al posto di Jordão. E basta. De Vrij no. De Vrij va bene così. Dai, dai. Va bene così. 3-0. 3-0 convincente contro una squadra di buon livello. Poteva andare decisamente peggio. Ma ammazza però Agomis. Bonaventure. Ha segnato il fratello francese del Bonaventura. Fatemi vedere un po' sto Bonaventure. Scusate, interrompo un attimo la partita, ma. Posso vedere Bonaventure? No, non me lo fanno vedere. Comissa che si fa fregare da 40 metri, però. Va bene, allora. Bella partita, appassionato, molto felice. Bene così. Assorto i propri pensieri. Luis Alberto non gli andava di giocare oggi. Va bene. Dunque. Abbiamo giocato un gran bene. Abbiamo giocato veramente un gran bene. Incredibilmente la squadra c'è. Lautaro ha debuttato con una bella, con un bel gol, che è quello che ci voleva per il morale. Offerta di fiducia per Rocco. Offerta di prestito per Rossi della Lazio. Direi di sì. Perché no? Perché no? Perché no? Ma perché no? Aggiungi la lista cedibili. Ma io non vorrei venderlo. Situazione di mercato. Cedibile in prestito. Rifiuta. Accetta tutte le richieste di prestito. Porcaccia la miseria. Perché stava su. Vabbè. Perché adesso che c'è? Lautaro, Pellegrini e Immobile. Giochiamo alla punta. Sono in tre. Rossi, semmai lo richiamiamo se serve. Ma per adesso credo che non ci sia grande bisogno. Cioè, continua a mancare il centrocampista centrale, però. Anche se, avendo Cataldi, potremmo anche trovare la soluzione interna. Juric spera di rafforzare la rosa insieme a Di Gennaro. Ma te lo vuoi pure prendere, secondo me, eh? La Lazio ha pagato 10. Ah, ecco, una presenza, arrivavano 10 milioni. Sono arrivati altri 10 milioni. Meno male. Capocannoniere, dunque il più quotato è Immobile a 3, Icardi secondo a 9, Quagliarella a 15 e tutti gli altri poi dietro. Va bene, Mori sono stato all'allenamento. E nella lista civile, ma ha espresso l'idea di rimanere all'Olimpico. Ah sì? Aravel, dunque, si può parlare? Rapporti. Dunque, critica la condotta. Devi migliorare dal punto di vista comportamentale. Con la tua condotta stai mettendo in cattiva luce la società. Non, no. Devi rivedere il tuo comportamento. Ecco. Se influenza qualcuno, per me non è mio, ma loro. Sono loro che devono affrontarlo. Ah, Ravel. Energico. Mi spiace, confermo quanto ho già detto. Devi tenere d'occhio il tuo comportamento, oppure saremo costretti a fare a meno di te.
Credo che non ci sia altro da dire. Vabbè, Ravel, non è, non mi pare un ottimo modo. Multa le 2 settimane di stipendio. Conferma. Ravel Morrison pensa che la multa sia immeritata. Chiedi a Parola di risolvere il problema, perché io ci ho già parlato e non mi pare. Bene, allora ci devo parlare io. Vabbè. Caro Morrison, l'ho ritenuta necessaria perché è una punizione normale per questo tipo di violazione, la sto solo applicando con coerenza. Il problema di questo modo di pensare è che non tiene conto di ciascuna circostanza individuale. Non sopporto l'idea di dover essere punito nello stesso modo in cui si punirebbe qualcuno che si è comportato molto peggio. Non ti biasimo per esserti adirato, ma questo non mi farà cambiare idea. È tempo per te di lasciar perdere e concentrarti sulla prossima gara. Caro il mio Ravel, la questione non finisce qui. Ma quella è la porta, Ravel. Accetta tutte le offerte. Offri ad altre squadre. Ragazzi, vale 3 milioni, ve lo offro a uno. Vi prego, portatelo via. Non lo voglio più vedere. Allora, capitano, Lulic e Parolo. Insomma, mi sembra... mi sembra che sia giusto fare così. Si sono comportati molto bene entrambi e non credo ci sia bisogno di cambiamenti. Bene, allora abbiamo il trofeo pupazzo adesso, la prima edizione del trofeo pupazzo con Inter, Milan e Napoli. Vediamo un po' come andrà a finire. Chi lo vincerà il famoso trofeo pupazzo? Dunque, nessuna offerta a Morrison. Trova qualcosa. Suscita l'interesse dell'altra società. Vai. Vabbè, vuole restare. Cauto. Non vedo per te un futuro qui. Vabbè. E allora vedremo se riusciamo a farlo giocare. Forza. Sposta in prima squadra. Vediamo che succede. Forza. Magari io. Non precisato. Magari finirà bene. Chi lo sa? Magari il fatto di averlo fatto rimanere depone a nostro favore. Chi lo sa? Potremmo essere stupiti da questa sua voglia di rimanere. E noi lo mettiamo subito in campo nel pupazzo, nel trofeo pupazzo, la pupazzo cup. Chissà che non riesca a stupire e dimostrarci che merita un posto in squadra, sperando che non influenzi male gli altri, sennò rescindo il contratto e lo caccio via. Dunque, Denis Bonaventure, quello di prima. Vorrei dunque un giocatore di qualità, il caro vecchio Bonaventure. Vabbè, ma costa una fracca Bonaventure. Richiedi informazioni, forza, fateci sapere. E prossima settimana trasferimenti, finanze, quanto abbiamo? 11 milioni. Bah. Io voglio vedere questa questione Morrison prima di intervenire. Vediamo un po' con l'Inter come se la cava il vecchio Morrison, il vecchio Ravel. Vediamo un po' il vecchio Ravel che cosa ci combina. Ci fate a giocare la partita del pupazzo cap? Mourinho liquida le voci su De Vrij. Bene, perché tanto non te lo davo. Dunque, la dirigenza vorrebbe mettere in chiaro cosa si aspetta da te quest'anno. Il mancato conseguimento di uno di questi traguardi potrebbe minare la tua posizione. Al momento attuale la dirigenza può offrirti poche alternative per il fondo degli ingaggi e dei trasferimenti. Allora, Coppa Campioni, raggiungi la prima fase di eliminazione diretta. Se può fa. Serie A, qualifica per la Coppa Campioni, se può fa. Coppa Italia non importante. Va bene. Io sono pienamente d'accordo. Vabbè, non ce lo danno Bonaventure. Va bene. Chi se ne frega. Allora, la Pupazzo Cup ci mette di fronte l'Inter, intanto che Milan e Napoli si affrontano. Vediamo un po' che si riesce a fare. La semifinale, poi sembra la finale. Ce la giochiamo in un secondo momento. Dunque, l'Axalta ha finito il test ha fallito il test fisico. Dunque. Allora, visto che il vecchio Ravel
mi torna dall'oltretomba. Io quasi quasi, caro Rossi, visto che tu tra un po' te ne vai, Ravel, hai voluto giocare e farci vedere che sai fare. Forza, Ravel, regista avanzato di supporto. Voglio proprio vedere. Poi Milinkovic, che non è ancora in piena forma campionato. Minala, ok. Sagna non è in forma. Lo mettiamo a giocare un po'. Lulic, va bene. Va bene. Al posto di Kluivert lo mettiamo a fare il trovaspazi. E la difesa, De Vrij non lo caricherei troppo. Lukaku, Teraves. Riproviamo Teraves al centro della difesa. Voglio vedere come va. Poi insieme a Bastos, che non lo trovo. Dov'è Bastos? Eccolo, scusate, ho avuto un attimo di mancamento. Bene. Offensiva va bene con l'Inter, potremmo giocarla anche standard, su, vediamo come va. Voglio vedere se riusciamo a levarci una soddisfazione come si deve. Allora, energico, meritate la finale e mi aspetto che la conquistiate, forza. Tutti molto presi dal discorso del mister, come vedo. Bene. Incoraggia. Dai, dai. Dai, dai, dai. Voglio vedere Morrison oggi come se la cava. Il voto attuale è sembra rilassato, l'unico Morrison. A Morrison. Te prego, eh. Concentratevi, concentratevi. Non te devi rilassare, Morrison. Non te devi rilassare, Morrison. Sta succedendo niente. Il nulla cosa. Però stiamo subendo a livello di possesso. Mi è poco dinamico, Morrison, al centrocampo. Wow, che bel primo tempo. Dunque, energico. Se vi impegnate, avete ancora la possibilità di vincere, forza. Ascolta nervosamente. Ah, Milinkovic! Ma che c'hai che non va? Eh? Gioca tranquillo, ecco. Ascoltava nervosamente, vabbè. È nervoso. È nervoso. Allora, andiamo avanti, su. Vai, Ravel. Facci vedere che sai fare, Ravel. Incoraggi. Dai, dai. Dai, bravo, Contrao. Sergione. Per lui, Ravel. Bravo, bella palla, Ravel. Complimenti. Complimenti. Vabbè, facciamoci il Contrao prima che lo cacciano. Mamma mia, Gomis! Vola, Gomis! Vola Gomis! Vola Gomis! 47esimo. Non posso parlare con i miei, mi è vietato. Ah, raga, forza! Forza! Bravo Gomis! C'ha il Bostic sui guanti, bravo Gomis! Allora, io direi di cambiare un attimino tattica. Allora, Ravel è lesso, per cui mettiamo dentro quelli seri. Luis Alberto, regista avanzato di supporto, qua ci va bene. Pedrito al posto di Lulic, voglio un po' più di spinta là davanti. Supporto però. Lei va al posto di Minala. Torpezza difensiva di supporto. Poi metterei Pellegri. Il vecchio Pellegri, fulcro del gioco in attacco però. E Milinkovic, diamogli un po' di riposo, non vorrei avere sorprese. E basta per adesso. De Vrij al posto di Teravest. Così gli facciamo fare qualche minuto anche a lui. Bene. Dai, dai. Che si può fare?
Si può fare. Incoraggia. Dai, dai. C'è niente. Baccali ha preso una botta al polpaccio. Tirate fuori i baccali. Fermi, che non so le partite per Ischia queste. Non ho portato coso, però. Non me so portato. Non me so portato Clivert. Potrei. Lukaku. Sta fascia non la può fare. Fatemi pensare un attimo che si può fare. Luis Alberto potrebbe. Vabbè, facciamo così, va. Facciamo così. Abbassiamo Lukaku. Abbassiamo un po' Neto. Ala d'attacco. Dunque, quelli vanno bene. Niente, facciamo così. L'unica. L'unica è questa. Anche perché Lukaku, st'altra fascia, non me la sa fare. Va bene. Dai, dai. Sto 0-0 di una noia mortale. Non è successa una cippa in 89 minuti. Trofeo pupazzo si conferma un gran bel trofeo. Vabbè, spogliatoio. Allora. Calmo, appassionato. Siamo stati. Calmo. Gli si può dire una cosa tranquilla? Energico, se giocate. Se state giocando bene, continuate così, il risultato arriverà. Ecco. Con molta calma, tanto non ce ne può fregare di meno. Abbiamo organizzato noi il torneo, però insomma, voglio dire. Pedro Neto si è fatto male. Porca miseria. Pausa. Allora, se Neto si è fatto male, entra Ciro e andiamo a due davanti con Ciro che fa il centravanti, Pellegri che mi fa il fulcro di supporto. E Lukaku lo arretriamo dietro e al centrocampo buttiamo dentro Jordao. Quindi passiamo al centrocampo a 3, regista arretrato con Jordao, Luis Alberto che mi fa a questo punto la mezzala di attacco e Parolo che rimane il centrocampista di quantità. Bene. Dai, dai. Dai, dai. Che la si porta via. Certo, non ha. È di una tristezza disumana. Non ci sono state azioni. Non niente. Su. Sta facendo cambi tattici ogni 10 secondi. Ma non serve a niente. Bravo. Vai, Ciro. Vai, Ciro. No, a parte che c'era un fallo grosso come la casa su coso, su Pellegrini a centrocampo, sì, a centrocampo, in mezzo all'aria, ma. Allora, Gomis, sei chiamato alla grande impresa ai rigori, forza. Faccio vedere di che sei capace, Gomis. Ma sì, ma chi se ne frega di chi battere, cazzo. Fate, Camarà contro Gomis. Camarà contro Gomis. Niente. Gomis non lo ipnotizza. Immobile contro Bardi. Immobile ti insegni te caccio. Te caccio. Con Bardi te caccio. Ecco, meno male. Poi Gaiola contro Gomis. Credo in te, Gomis. Credo. Niente, non credo più in te, Gomis. Parolo. Parolo contro Bardi. Bravo Parolo, Bardi non riesce a. Perché applaude Bardi? Vabbè. Van Heusden contro Gomis. A Gomis, manco per sbaglio, la pariamo? Pellegri. Scopriamo se batte i rigori, Pellegri. Bravo Pellegri, bel rigore Pellegri. Complimenti, Rover. Rover contro Gomis. Bravo! Lo ipnotizza Gomis! Rovers. Ah, Luis Alberto. Aia. Aia. Bravo Luis! Rigore decisivo. Se niente sbaglia è fuori. Dalla Pupazzo Cup.
Gomez ha chiamato alla grande impresa. Vai, Gomez. È poco. È poco. Allora, è Bocco contro Gomis. È Bocco contro Gomis. Niente, è Bocco segna. È tutto nei piedi di. Nei piedi di. Giordao. Giordao, il predestinato insieme al suo compagno Neto. Giordao può regalare la finale della Pupazzo K alla Lazio. Dipende tutto da lui. Giordao. Niente, sei riuscito a farti parare di gol da Bardi, Giordao. Van den Einden. Van den Einden contro Gomis. Bravo Gomis! Incredibile! No, traversa pure questo. Vabbè, diciamo che l'ha parata Gomis. Adesso a chi tocca? Lukaku, ali dai. Vabbè, cioè, su, se stiamo a giocare la Coppa Estiva, c'è il... Il pathos della finale di Champions League. Dai, Lukaku. Niente. Tutti. Gli piace. Sono amici. Il problema è quello. Siccome sono tutti amici, gli piace passare il tempo insieme. E allora vogliono portare avanti. Bravo, Gomis! Non si passa per di qua, Gomis. Rigoristi di un certo livello negli ultimi 2 minuti. Lei va. Aia. Aia. C'ho ancora negli occhi il rigore battuto col Milan in Coppa Italia. Aia. Aia. Finale della Pupazzo Cup per la Lazio. Bene. Benissimo. Sono contento. Energico. Siamo in finale, bravi. Come se fosse poi un vanto. Bene, ragazzi, io direi che per adesso ci possiamo fermare qua. L'Inter Pagadazio. Il trofeo Pupazzo semifinale. Dunque, Baccari, vabbè, 2 giorni. E Pedroneto uguale. Va bene. Ragazzi, io direi che a questo punto ci salutiamo e il prossimo episodio ci sarà sabato, come di consueto, ormai andremo avanti martedì e sabato, così abbiamo il doppio appuntamento. Io ripeto, abbiamo 10 milioni, ma sono quasi tentato di non toccare più nulla, perché al centrocampo comunque Parolo, quando torna Cataldi, c'è Minala, Morrison l'abbiamo promosso in prima squadra, Milinkovic, Jordao, Luis Alberto, insomma, mi sembra che ci sia una discreta abbondanza. Con Lulic che volendo può essere adattato anche al centrocampo in caso di bisogno. L'Axalt anche, insomma, alternative ci sono. Per cui eventualmente fatemi sapere cosa ne pensate voi. Per il resto, niente, ragazzi. Io vi ringrazio. Spero che questo doppio episodio vi faccia piacere. Questo inizio di doppio episodio settimanale vi faccia piacere. Per il resto, niente, noi ci vediamo sabato. Ciao, ragazzi.